Buon pomeriggio cari amici, eccoci qua per commentare il debutto in questa ripresa della Serie A delle due romane, le due squadre di rango che si sono fatte attendere di più rispetto alle altre e che hanno avuto una ripartenza completamente opposta sul piano dei risultati, perché la Roma ha sofferto, ha rischiato, è andata sotto ma ha rimontato con uno Dzeko meraviglioso, autore di una grande doppietta che dà punti importanti, che dà soprattutto tranquillità alla squadra di Fonseca, presa in un periodo con tanti discorsi, anche quello che è successo a livello dirigenziale, i suoni del mercato, visto che oggi si parla anche della possibilità di arrivare a Pedro, ma le pedine in uscita preoccupano sempre. La Roma ha vinto con il suo totem assoluto e la Sampdoria ha perso una partita abbastanza pesante in chiave salvezza, perché sarebbero stati punti forti per Ranieri, che evidentemente Roma-Sampdoria all'Olimpico la patisce, perché quando era sull'altra panchina nel 2010 ci ha perso uno scudetto in una rimonta in Roma-Sampdoria. Adesso che è sull'altra panchina si è visto togliere dalle mani, ripeto, dei punti che avrebbero dato respiro alla sua squadra in una giornata in cui tra l'altro le pericolanti vere hanno perso tutte. E dall'altra parte invece c'è stata la disillusione forte della Lazio, che ha aperto nel modo migliore possibile la partita di Bergamo, andando avanti di due gol dopo 10-11 minuti, e poi ha subito la più crudele versione della legge del contrappasso, perché i 21 risultati utili consecutivi, la grande cavalcata della Lazio, si era imperniata inizialmente proprio sulla rimonta ai danni dell'Atalanta, da 0-3 a 3-3 con doppietta di Immobile, con la dimostrazione della forza di questo gruppo, e invece una rimonta subita dall'Atalanta da 2-0 a 2-3 con anche dei gol sbagliati da Ciro Immobile, non dico assolutamente che sia la pietra tombale sui sogni scudetto della Lazio, perché c'è ancora lo scontro diretto da giocare nella seconda metà di luglio in casa della Juventus, perché 4 punti non sono un gap definitivo, specialmente in una situazione così imprevedibile. Però insomma è una bella botta per la Lazio, che avrebbe avuto bisogno, al contrario, di gasamento in questa ripartenza. Poteva far fuori definitivamente l'Inter anche dalla rincorsa al secondo posto, e quindi la Juventus sorride a tutto tondo. Ma come vi dicevo, è un commento che voglio fare in versione un po' particolare. Perché? Perché io non sono un grande fan delle pagelle e dei voti, probabilmente anche per ricordi scolastici, però mi hanno segnalato un'app che probabilmente voi già conoscete, si chiama FanRating, che ho trovato divertente, e in questa app si gioca, si vincono anche dei premi, dando i voti alla propria squadra del cuore con un meccanismo particolare. Vi metto in descrizione la possibilità di dare un'occhiata, l'ho trovato un giochino divertente, allora per una volta voglio accompagnare il mio commento a queste due partite con dei voti che darò io. Ripeto, non sono un grande amante dei voti e tendenzialmente rimango anche un pochino largo, perché poi nel mio giudizio calcistico tendo sempre a trarre il positivo prima che il negativo, a presentare il bello prima che il brutto, però insomma provo a darvi qualche giudizio sui protagonisti di queste due partite. Ho il quadernino per questo, perché mi sono segnati i voti che voglio dare ai giocatori di Atalanta, Lazio, Roma e Sampdoria. Allora vediamo cosa è successo ieri sera nelle partite delle due romane. Inizio ovviamente dalla gara di Bergamo, una delle gare più attese del turno, forse la più attesa in assoluto, proprio per pesare la ripartenza della Lazio, che a differenza di Juventus e Inter, le concorrenti per lo scudetto, non aveva ancora messo piede in campo, non ha giocato la Coppa Italia, non ha avuto recuperi da disputare, e la Lazio andava a testarsi contro l'Atalanta, che rimane la più bella cosa di questo campionato, la squadra più estetica, la squadra più imprevedibile, la squadra più divertente in assoluto. E la partita, diciamo, seppur segnata dalle ritmiche fisiologiche di questo calcio post interruzione, un calcio estivo, tra l'altro in questi giorni stiamo vivendo i primi veri grandi caldi, per cui è sicuramente un qualcosa che incide, la partita è stata emozionante, è stata divertente, anche per il ribaltone. La Lazio è andata sul 2-0, tant'è che il pensiero è stato quello di trovare una squadra che ancora una volta desse una dimostrazione. Diciamo che i primi 35 minuti
punti della Lazio sono stati molto importanti, nonostante le assenze. È arrivato il vantaggio con l'autorete tragicomica di De Ron, è arrivato il 2-0 con una gran giocata balistica di Milinkovic-Savic, ma in generale la Lazio andava anche a sfruttare l'Atalanta, a sfruttare la sua filosofia di pressing forsennato e di scalata in avanti, e il contropiede biancoceleste risultava di un'elasticità spettacolare, con grande aria per Lazzari sulla fascia destra, con le architetture disegnate da Milinkovic-Savic, con i movimenti di tutti, insomma una bellissima Lazio, una Lazio che però è finita lì. È finita al 35esimo, dopo tra l'altro due occasioni vanificate da Immobile, che si è stoppato, non ha ripreso a segnare come aveva fatto nella prima parte di stagione, però insomma ci può stare, e da lì è uscita ancora una volta l'Atalanta. L'Atalanta che con le sue caratteristiche tipiche, gol da un esterno all'altro, cross di Atebur e rete di Gossens, con il Papu Gomez sempre imperversante, con una perla favolosa di un talento grande, grandissimo come Malinowski, e poi con la solita palla inattiva, ha ribaltato la partita. Ha fatto male alla Lazio, ha fatto male anche alla Roma, perché la vittoria della Roma con la Sampdoria poteva essere anche un rilancio in chiave lotta al quarto posto, e invece i cugini non hanno fatto un favore ai giallorossi, e l'Atalanta dichiara che insomma per il quarto posto è meglio rassegnarsi, perché detto appunto che tutto può succedere, ma i messaggi mandati dall'Atalanta sono sempre più netti. Allora, come vi ho detto, come vi ho promesso, diamo qualche voto a queste partite. Non vado a dare i voti a tutti perché sarebbe eccessivo, diciamo che ho scelto 6 figure per squadra da giudicare attraverso un riscontro numerico. Parto dall'Atalanta, il voto più alto lo do a Gasperini, che non era in panchina per squalifica, c'è stato il suo vice Tullio Gritti, che è molto incisivo in queste cose, non è un semplice componente dello staff, anche nelle sue passate esperienze in carriera si è sempre dimostrato un elemento importante, però il voto va a Gasperini, alla sua creatura, alla continuità che riesce a dare a questa squadra e a come, risultando sempre la stessa cosa, l'Atalanta riesca costantemente a sorprendere. Ad esempio, anche il discorso dei gol segnati ha un attacco storico. L'Atalanta ha fatto 7 gol in 2 partite, nonostante un Ilicic neanche a mezzo servizio, al 20%, per cui le cose arrivano. Il problema dell'Atalanta in questo nuovo avvio di stagione è l'approccio alla partita, perché dalla Lazio ha preso 2 gol, dal Sassuolo non ne ha presi, però avrebbe meritato tutto sommato di prenderne, per cui è un'Atalanta che non approccia benissimo, ma poi arriva con la sua prepotenza estetica, una meraviglia, e il voto più alto deve essere sempre dato all'allenatore, a chi ha imbastito veramente tutto questo. Poi ho voluto dare un 7,5 a Malinowski. Non ha giocato la partita migliore in assoluto della sua esperienza italiana, ha avuto anche qualche pausa, però il gol è il gol di un giocatore con cose molto alte, e ce le ha Malinowski, le ha sempre avute, ha sempre avuto il tiro da fuori, ha sempre avuto grande capacità di dare riscontri da tabellino, quindi gol e assist, e continua a dimostrarlo anche in Italia, è già il secondo gol pazzesco che fa dalla distanza, e questo veramente per il timing della conclusione, per la potenza estrema del tiro, ma anche per la precisione, è un gol che merita il voto più alto fra i giocatori, proprio per la giocata che poi è stata decisiva, perché è stata il gol del 2-2. 7 a Papu Gomez. Il Papu Gomez è un giocatore che mi spalanca il cuore e mi fa bollire proprio il sangue, perché il suo calcio è un calcio che mi appartiene, il calcio che mi piace, il calcio di un giocatore che sa essere umile, che sa essere lavoratore e allo stesso tempo che sa essere artistico. Ha servito un altro assist, sono 12 in campionato, ha disegnato il calcio d'angolo che Palomino ha trasformato nel 3-2, è un giocatore che si spreme, è un giocatore che c'è dappertutto, se Gasperini è l'architetto, il Papu Gomez è l'anima agonistica, è l'anima calcistica di questa squadra, e va sempre sottolineato, così come do 7 a Gossens. Io lo ribadisco, Gossens è il migliore esterno sinistro della Serie A, con anche un discreto margine, perché
non solo a numeri come 8 gol e 6 assist serviti in campionato, pur essendo un laterale a tutta fascia, ma perché a livello tecnico, perché ha tempi di inserimento, ha capacità di dominio, sa anche ribaltare i rapporti di forza, perché nella prima parte della partita Gosens soffriva fortemente Lazzari, però poi alla fine la partita la vince lui, e Gosens è un altro che merita un voto molto alto. Vediamo i voti invece un po' più bassi. Ho dato 5,5 a Zapata. Ripeto, io non sono quello che stronca e dà voti fortemente negativi. 5,5 mi sembra giusto per Zapata, perché ha sbagliato dei gol, però il lavoro di Dovan Zapata va sempre apprezzato, va sempre sottolineato e va sempre rispettato. Per cui non ha giocato una partita sufficiente pienamente, ma non ha giocato una partita neanche così negativa. Gli do 5,5 in fin dei conti anche a De Ron. Perché? Perché la prima parte di gara di De Ron sarebbe stata da 4, un'autorete pazzesca, e gli squilibri dell'Atalanta, la porta aperta al contropiede della Lazio, sono stati dati proprio dai suoi posizionamenti troppo poco prudenti, troppo poco conservativi, qualche scalata eccessivamente ardimentosa, qualche spazio lasciato scoperto, poi ripeto l'episodio lampante dell'autogol. Però poi la seconda parte di gara è stata invece da 7, perché De Ron ha preso il panno al centrocampo dell'Atalanta, da giocatore di ragionamento, da giocatore di collegamento, qual è sempre, di conseguenza 7 più 4, 11, fratto 2, 5,5. 5,5 per De Ron, e non vado più sotto. Per quanto riguarda la Lazio, invece, io do un 7 a Milinkovic. Perché Milinkovic, oltre ad aver segnato un gol meraviglioso, è stato la Lazio positiva dei primi 35 minuti. In una mediana orfana di Lucas Leiva, e secondo me questa è l'assenza che si è sentita di più nel momento della gestione, nel momento di blindarsi, di equilibrarsi, e con un Luis Alberto, che fra poco vado a giudicare, diciamo, non dei più smaglianti, Milinkovic-Savic ha, come si suol dire, cantato e portato la croce, si è dato da fare, ha dato giocate ispirate, non solo il gol, ma anche qualche linea verticale, recuperi di palla, per cui Milinkovic per me è stato il migliore in campo nella Lazio. Da un voto positivo anche a Lazzari, 6,5, perché ha originato l'autorete di De Ron, e perché, ripeto, nel primo terzo di gara ha messo in forte difficoltà Gosens. Io continuo a vedere Lazzari come un giocatore perfetto per il calcio di Inzaghi e della Lazio, perché sulla fascia ha grande continuità, ha spessore sia atletico che agonistico, ma poi anche il piede, ha il piede per disegnare, per creare, e lo ha dimostrato ancora una volta, per cui 6,5 a Lazzari. Do un 6 meno, ma non esiste il 6 meno, quindi un 6 a Luis Alberto. Non in perfette condizioni, si è visto, infatti è uscito, l'ho detto anche Inzaghi, ha avuto un fastidio, ha comunque servito un assist, non un assist dei suoi, non una, delle sue palle visionarie in profondità, ma un appoggio trasformato da Milinkovic-Savic nel gol del 2-0, però formalmente è un assist, e sono 13 in campionato per il re degli assist men della Serie A, per cui anche solo questo merita la sufficienza. Per il resto è una partita un po' difficoltosa, già è un giocatore un po' soggetto a qualche criticità muscolare, a qualche dolorino, in questo momento credo che soffra più degli altri, però di insufficienza non se ne parla, a mio modo di vedere. Luis Alberto ha giocato comunque una partita incisiva e una partita significativa, così come voglio dare 6 anche a Cataldi. Perché Cataldi è un giocatore che col lavoro, con l'attaccamento alla maglia, con l'umiltà, col mettersi sempre a disposizione anche rimanendo fuori per lunghi periodi, si è conquistato considerazione in questo gruppo. E addirittura adesso sta davanti a Parolo nelle gerarchie. È stato chiamato a sostituire Lucas Leiva, si è fatto anche male, finché è stato in campo, per me ha retto, per me ha dato ancora una dimostrazione di valere la presenza nella rosa della Lazio. Ripeto però, Lucas Leiva è stato quello che è mancato di più, ancora più di Lulic, ancora più di Marusic, ancora più di Luis Felipe, perché con una Lazio in vantaggio 2-0 e poi chiamata con magari qualche difficoltà di condizione atletica a gestire la partita, Lucas Leiva sarebbe stato fondamentale per il suo saper far uscire bene il pallone, per il suo saper unire i reparti, per il suo tirare anche qualche calcio al momento giusto, per cui ho avvertito molto l'assenza di Lucas.
Veniamo ai voti insufficienti, Immobile, anche qua, io gli do 5,5, non vado sotto. Perché è vero che ha sbagliato due volte delle occasioni propizie per chiudere definitivamente la partita, ed è una colpa, oneri e onori del centravanti, ti basta una giocata per deciderla e prenderti grandi voti. Quando non arrivi a deciderla, è giusto essere qualificato come insufficiente. Però Immobile ci è arrivato due volte ed è comunque un riscontro da sottolineare nella prima partita dopo oltre 3 mesi di stop. Quindi insufficiente, ma non gravemente insufficiente. 5,5 per me per Immobile e occhio, perché io sono convinto che si riprenderà presto. Il 5 invece va a Johnny ed è un voto che mi dispiace dare, però Johnny ha problemi difensivi. Ma sono cose anche abbastanza normali, visto che non ha mai fatto questo ruolo in carriera. Johnny è sempre stato un'ala sinistra da 4-4-2, con un piede delizioso per il cross. Infatti, ve l'ho detto più volte, nella Liga scorsa è stato il secondo miglior assist man, dietro solo a Messi e Sarabia, due giganti del calcio internazionale. Quest'idea di riconvertirlo a tutta fascia e utilizzarlo a tutta fascia è un'idea illustre, perché vuol dire puntare ulteriormente sulla qualità. Però quando bisogna difendere, Johnny è uno che ha dei problemi, lo abbiamo visto nel corso del campionato, l'abbiamo visto anche ieri sera, per cui Johnny si prende un 5. Cambiamo partita, veniamo a quella dell'Olimpico, veniamo a Roma-Sampdoria 2-1, Gabbiadini e poi super doppietta di Dzeko, e Dzeko è quello che prende il voto più alto di tutti. Io a Dzeko ho dato 8, avrei voluto dare 18 se possibile, perché per me è un giocatore infinito, è un giocatore meraviglioso, è un giocatore da celebrare ogni volta per i suoi gol, 14 in campionato, 104 con la maglia della Roma, quinto marcatore di tutti i tempi, ma in generale per il suo football. Perché Dzeko è un attaccante totale, è un attaccante sempre bello e sempre utile in tutte le cose che fa. Tra l'altro con il fisico che si ritrova poteva essere in difficoltà nella ripartenza, invece ha cercato di inserirsi, di farsi notare, di fare anche della legna mentre la Roma faceva fatica a sfondare, e poi con due stoccate celestiali, una di sinistro e una di destro, entrambe al volo su palle lunghe, ha vinto la partita. Dzeko, super, 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 sempre da celebrare per un giocatore che quando è arrivato in Italia è stato criticato eccessivamente, ma d'altra parte sono sempre le solite cose. Io ne ricordo tante, anche le critiche a Mandžukić all'inizio, non può giocare nella Juventus, Dzeko è timido, non trova la porta. Siamo un popolo così, vabbè. Comunque, Dzeko, assolutamente voto 8. Poi piazza 2-7 per i giocatori della Roma. Uno lo do a Pellegrini. Pellegrini perché è il simbolo di come i cambi abbiano cambiato la partita. L'ingresso suo, l'ingresso di Cristante, l'ingresso anche di Zappacosta, che ha dato buoni segnali a destra, meglio rispetto a Bruno Perez. Però poi Pellegrini ha anche inventato la palla dell'1-1, con una delle sue giocate tipiche, 9 assist in campionato per Lorenzo Pellegrini, giocatore anche lui che non viene riconosciuto fino in fondo, anche dalla stessa piazza romanista. E per me è un mistero, perché è un giocatore di altissimo valore tecnico e anche di grande visione di gioco, un trequartista mezzala estremamente moderno. Poi, come vi ho detto più volte, io ho molto gradimento anche per la sua capacità di controllo orientato, per i tempi che dà al proprio calcio. Però diciamo che la palla in profondità, l'assist, è la cosa che ha mostrato e sviluppato di più in questa stagione. Sono 9 e per me Pellegrini merita un gran 7, anche perché Fonseca l'ha detto chiaramente, aveva mezz'ora di autonomia, non di più, ma in quella mezz'ora ha deciso la partita. E un ruolo decisivo nel risultato della Roma ce l'ha avuto anche Mirante, 7 anche a lui, chiamato a giocare al posto di Paolo Lopez, non in buone condizioni fisiche. Mirante ha fatto delle parate importanti nella prima metà di gara, nei primi due terzi, perché è arrivato a fermare degli attacchi della Sampdoria che andava dentro nella difesa un po' burrosa della Roma e in un centrocampo che non ha retto benissimo nella sua prima versione, per cui meriti a Mirante, portiere d'esperienza, portiere sempre pronto quando viene chiamato in causa. Do un 6 ai Bagnes, parlando della difesa, perché Bagnes era al debutto da titolare, tra l'altro schierato sul centro-sinistra in una difesa 4, quando io ricordo i Bagnes come primo di destra in una difesa 3 nel Fluminense, quindi condizioni completamente diverse, anche se poi si è abituato a giocare anche con altri sistemi.
L'avvio è stato un po' complicato, un po' morbido, un po' staccato, anche un filino distratto sull'azione dell'errore pazzesco nel gol regalato alla Sampdoria. Lui è girato dall'altra parte, è il meno colpevole sicuramente rispetto a Diawara, però ecco, l'inizio mi è sembrato difficoltoso. Poi si è sciolto, è uscito alla distanza, ha trovato i giusti tempi di intervento e ha mostrato di avere un destro con della qualità molto interessante per l'impostazione del gioco, per cui per me è un debutto sufficiente, quello di Ibáñez. 5,5 Pastore, un 5,5 grondante dolore, perché Pastore è uno di quei giocatori che insomma ti lascia del gusto e speri sempre di poter ammirare al massimo, e ci aveva illuso. Il suo slalom in primi minuti di gioco con un'azione conclusa da una grande parata di Audero sembrava poter aver risvegliato il bello addormentato, e invece si è svegliato lì, e poi sì, qualche buon movimento, qualche guizzo, qualche contributo alla regia, però è stata un po' un'illusione anche stavolta quella di Pastore. E invece è inevitabile il 4,5 di Diawara, il voto più basso che do quest'oggi, però l'errore sul gol è pesantissimo e non è stato l'unico. Ha sbagliato tante cose Diawara. Ha sbagliato una partita, niente di tragico, niente di definitivo, niente che lo possa bollare, anche perché ha dimostrato ampiamente che tipo di giocatore è e quanto può essere utile a questa squadra. Però la partita l'ha sbagliata e il voto è inevitabilmente negativo. Passo alla Sampdoria e inizio con un 6,5 dato a Ranieri. Perché Ranieri l'aveva letta bene, l'aveva preparata bene e l'aveva incartata bene alla sua Roma con questo 4-5-1 che scalava sul 5-4-1 in fase difensiva, stringendo Berezinski e abbassando De Paoli. Era il modo giusto. Questa situazione che creava una buona densità e quindi andava a tagliare la possibilità di intervenire ripetutamente agli esterni d'attacco, che poi erano esterni interni della Roma, ovvero Mkhitaryan e Carles Perez, e soprattutto andava a pressare la Roma, è andato a mettere in forte difficoltà il centrocampo. Diawara ha fatto malissimo e Vertu non ha fatto molto meglio, ha fatto un bel gol che è stato annullato per una di quelle situazioni che per le regole di oggi prevedono l'annullamento dei gol, però aveva fatto bene, pressava e quando conquistava palla ribaltava il campo, l'aveva incartata proprio bene Ranieri, e poi è stato condannato fondamentalmente degli errori difensivi. Ancora una volta i centri della difesa della Sampdoria tradiscono un po', e ho visto delusione perché potevano essere punti molto importanti, però Ranieri merita il voto positivo anche per il volto differente che ha fatto vedere da parte della sua squadra rispetto alla partita con l'Inter, che era stata una non partita nel primo tempo, poi con una crescita, ma la Sampdoria si è presentata assolutamente in campo all'Olimpico, e questo è un buon messaggio, dimostra che Ranieri è l'uomo che può salvare questa squadra. Do un paio di 7 nella Sampdoria, ne do uno a Audero, portiere che per me è un talento indiscutibile. Nella prima parte di stagione è andato un po' in difficoltà anche lui, ma credo non tanto per colpe personali quanto per squilibri di sistema. Ieri sera invece ha fatto delle parate importanti, ha dovuto inchinarsi alla magnificenza di Dzeko, però ha risposto, ha tenuto la porta chiusa, ha tenuto in piedi la Sampdoria, è un portiere sobrio Audero, è un portiere focalizzato, a me piace, quindi sono contento di potergli dare un bel voto. Così come do un 7 a Gabbiadini, perché Gabbiadini ha avuto grandissima capacità di sfruttare l'errore di Diawara. È un gol non semplice quello di Gabbiadini, è vero che ti mettono in porta, però poi ha girato Mirante e ha trovato anche un angolo non da tutti con Ibáñez che stava recuperando. Il sinistro di Gabbiadini è un sinistro da altro livello. Poi la sua carriera è andata via un po' anche secondo la sua personalità, che appare un filo crepuscolare, ma Gabbiadini è uno dei valori più alti a disposizione della Sampdoria e lo ha dimostrato con la Roma. 7 meritato. 6,5 un giocatore che ha dato segnali abbastanza sorprendenti negli ultimi tempi, ovvero Thorsby, che è stato anche impiegato come terzino destro d'emergenza in una situazione tattica che non fa tanto per lui. Riportato in mezzo al campo ha dato grandissima sostanza in questo nuovo avvio, ha trovato il gol contro l'Inter, ha giocato una partita molto spessa contro la Roma, è un bel martello che però ha anche capacità di farsi sentire in zona di costruzione e addirittura in zona di definizione. Anche Linetti secondo me ha giocato una buona partita, mi è piaciuto il contributo dato da Jankto e De Paoli, Ekdal è stato ordinato fino a un certo punto, poi quando ha cominciato ad andare in difficoltà lui è andato in difficoltà tutta la squadra. Questo per sottolineare ancora una volta la buona prova che ha fatto la Sampdoria. Poi però ci sono stati dei problemi finali. Prima di passare all'insufficienza voglio parlare di una sufficienza che ho dato, un 6 ad Augello. Un 6 perché?
perché questo è un ragazzo che viene dal basso, ma che ha preso il posto. Ha preso il posto a Murru, un giocatore che era stato fondamentale, ad esempio, con Giampaolo l'anno scorso, è stato uno dei terzini più brillanti, più produttivi a livello di assist della Serie A. Adesso il titolare è Augello, e Augello è un ragazzo che ha un piede interessante, ha un piede interessante, ha una buona fase di spinta, è un giocatore che si è meritato questa chance continuata in Serie A. Allo stesso tempo qualche sbavatura si è vista, però per me è un 6, merita la citazione la figura di questo ragazzo che con il proprio lavoro è arrivato al massimo del livello. Mentre purtroppo devo dare un 5 a Yoshida, perché come vi dicevo i centrali della Sampdoria continuano ad essere un po' una zavorra per questa squadra, lo sono stati altri profili come Colley, come Chabot, hanno giocato Yoshida e Tonelli, ed entrambi per me hanno fatto male. Come dice Ranieri, la Roma vince con Dzeko che fa una giocata strabiliante, ma su una palla che scende come la neve, e due difensori centrali di esperienza come Tonelli e Yoshida non possono farsi infilare due volte in questo modo. È vero che i lanci sono di qualità, Dzeko è un super super top, però delle responsabilità ci sono, e scelgo di dare il 5 a Yoshida perché è un giocatore che per storia e per capacità dovrebbe essere il leader difensivo di questa squadra. Mi rendo conto che per un giapponese arrivato a gennaio non sia semplice diventare immediatamente il comandante, perché ci vuole anche fluidità di lingua, ci vuole conoscenza dei compagni, capacità di farsi capire e di imporsi. Però questi sono errori tecnici, e allora la Sampdoria continua a pagare molto, ripeto, le sbavature e gli errori dei propri centrali. Quindi l'ultimo voto che do è questo 5 a Yoshida. Direi che abbiamo parlato approfonditamente delle due partite di Roma e Lazio, della vittoria dell'Atalanta, delle difficoltà della Sampdoria nel portare a casa il risultato. L'abbiamo fatto anche attraverso i voti, spero che vi sia piaciuta questa particolarità nel commento. Vedremo magari in futuro di riproporre qualche pagella, aspetto i vostri commenti e vi dico... Domani dobbiamo parlare di un po' di cose, perché intanto torna il nostro fantacampionato su Kickest, e i video saranno tanti perché comunque il ritmo è serrato, e domani mattina vi dirò le mie scelte per il turno alle porte. E poi parliamo anche un po' di calcio internazionale, perché stanno succedendo delle cose in Inghilterra e in Spagna, per cui domani faremo un giro anche fuori dai nostri confini. Vi aspetto prestissimo qui sul nostro canale.